Al solito, gli aretini vanno tutti via e i turisti. Come sempre, gli aretini ce ne sono sempre meno, specialmente in questa zona alta della città. Settimana di Ferragosto in città, una città come sempre in parte svuotata dagli aretini che scelgono questo periodo per le proprie vacanze, ma animata soprattutto nella parte alta del centro storico dai turisti che arrivano dall'Italia, ma non solo. Io sono una milanese trasferita in Toscana, Arezzo mi mancava. E cosa ne pensa? Molto bellena, molto. Per i turisti è eccezionale, c'è di tutto di più proprio. Very nice. The basilic and all the streets are very, very nice. Il centro storico resta comunque come diviso a metà, se Piazza Grande e il resto della parte alta della città è infatti vissuta dai turisti, la parte bassa sembra soffrire un po'. Magari è più commerciale degli aretini e quassù lavoriamo magari più con il discorso del turista, lo prendiamo nelle due direzioni, dall'alto il basso e dal basso verso l'alto. Lungo Corso Italia restano comunque molte le saracine scalzate, su tutte quelle delle grandi catene. Rispetto anche agli anni precedenti, insomma, visto che sono abbastanza, non c'è chiaramente tutto, però insomma i servizi li danno, penso, ai turisti. Io vedo tutti contenti abbastanza, a parte il caldo. It's lovely, it's really nice, yeah, lots of nice shops. Bella, bella. Veramente interessante, molto affascinante. Non è, diciamo, frequentatissima, però ci sono negozi aperti, quindi per noi è ottimo.